Questo programma è offerto da Autocarrozzeria La Madonnina, Homo Edizioni, L'Alibi Discoteca Bar, Max Bar, Hangar Bar Video, Libreria Babele, Personal Line da Attila Music Bar, Italian Gay Line. Un triangolo rosa, con questo triangolo che vedete, con questo triangolo venivano riconosciuti gli omosessuali nei campi di concentramento nazisti. Un servizio introdurrà meglio l'argomento di questa sera. Vediamolo. Un olocausto silenzioso, quello dei triangoli rosa, il simbolo con il quale venivano identificati nei campi di concentramento nazisti gli omosessuali. Heinrich Himmler, capo delle SS, in una relazione del 1940 sostiene di aver eliminato oltre 1 milione di omosessuali. Parliamo di questo argomento con Massimo Consoli, avete visto il suo libro nel servizio storico dell'omosessualità, nonché giornalista, ha un vasto archivio su questo argomento e non solo. Come mai tanto odio, Massimo, nei confronti degli omosessuali? Da parte dei nazisti. All'inizio sembrava, no, addirittura molto un partito favorevole alla libertà sessuale inizialmente. La situazione nella Germania pre-nazista e poi nazista è molto complicata e intricata, perché confluiscono parecchie correnti di pensiero, parecchie situazioni. All'inizio il partito nazista nasce come partito libertario, questa è una cosa che io dico bisogna sempre analizzare all'inizio. Lo specifichi nel tuo libro. Bisogna spiegarlo molto bene, perché noi conosciamo il nazismo alla fine. All'inizio era un partito libertario dove veniva accettato tutto quanto, andava tutto bene. Per Hitler chiunque era il benvenuto, allora omosessuali, tossicodipendenti, ladri, puttane, assassini, andavano tutti bene, soprattutto poi secondo la psicologia tipica di Hitler, se erano ricattabili, se c'era un qualche cosa per la quale potrebbe il Führer si sarebbe potuto liberare. Allora all'inizio quindi ti prendo dentro per poi avere l'arma. All'inizio il movimento è libertario, entrano tutti, ed entra anche una grossa componente del movimento omosessuale dell'epoca, perché non ci dimentichiamo che la Germania è stato il primo paese al mondo che ha avuto uno straordinario movimento omosessuale. Himmler, che tu hai nominato, in quella stessa occasione disse: quando noi abbiamo preso il potere nel 30 gennaio del 33, abbiamo scoperto le associazioni omosessuali che avevano 2 milioni di iscritti. Probabilmente questa è un'esagerazione, però c'erano delle pubblicazioni che all'epoca vendevano 150-200 mila copie. Insomma, abbiamo visto poi a un certo punto, con l'eliminazione delle SA, prende una posizione netta il Partito Nazionale Socialista contro l'omosessualità. Sì, netta fino a un certo punto, perché immediatamente dopo l'eliminazione delle SA, che avevano una struttura particolarmente omosessuale, e dopo l'eliminazione di von Frisch, sempre con una storia omosessuale infilata dentro a viva forza, però immediatamente dopo Hitler nomina un ministro delle finanze, Funk, che era notoriamente omosessuale. Lo sapevano tutti, ma lo sapevano tutti, perché era una storiella. Lo stesso ricattatore di von Frisch aveva ricattato a sua volta Funk, la stessa persona, perciò lo sapevano tutti, era praticamente un atto pubblico.